Bentornati raga, qua è Stavix che vi parla, benvenuti in questo nuovo video. E l'ho sbagliato, rifacendo a capo. Bella raga, benvenuti in questo nuovo video. Bella raga, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Allora ragazzi, oggi andiamo col secondo episodio su YouTube. Ragazzi, se volete vi ricordo di andare su Twitch, link in descrizione, e vedere le mie live, dove gioco, dove mi taglio i capelli. Ragazzi, non si sa mai, chissà cosa posso combinare. Comunque sia, link in descrizione, non vi costa un cazzo ragazzi, un follower è gratis. Quindi ragazzi, partiamo con il secondo episodio su YouTube. E praticamente vi spiego, sono arrivato alla fine della terza isola. Devo fare il boss, ragazzi. Non mi ricordo mai come si chiama, il tipo con i baffi. Mi vergogno, anche se mi piace, è assurda sta cosa. Comunque, iniziamo con il video. Allora, facciamo continua, ragazzi. Allora, c'ho caldo, mi faccio un caffettino. Nel frattempo vi faccio vedere. Allora, praticamente io mi sono andato a fare tutte le isolette, regà. Questa è la terza isola. Vedete, me li sono fatti tutti. Vabbè, inutile che vi fracasso le palle a farvi vedere sta roba. Andiamo a vedere se si riesce a battere il Cortex, ragazzi. Cortex. Ora l'ho letto, finalmente lo so, me lo ricordo. È veramente, veramente, veramente un dito nel culo. Quindi, partiamo subito. Allora, da come ho capito, ragazzi, bisogna non prendere quelli viola e rilanciarci questi verdi, ok? Come ho fatto adesso. Vediamo un pochettino se si riesce. Allora, ci ho provato ieri sera, ero cotto, raga, sto gioco non mi sta facendo dormire da giorni. Cioè, è una scimmia, perché è esagerato, ve lo giuro. Io ve lo consiglio, se siete, ragazzi, vecchi giocatori di Crash, cioè su Eneba, lo pagate veramente poco. Ma fuso, c'ho già caldo. Maledetto, aspetta che maledetto, adesso mi levo la mi levo la cosa. Ok, pronti. Dove cazzo sono morto? Allora. Dai, Cortex. Allora, ho capito, non devo saltare. Dai, ce la possiamo fare. C'ho 40 passa vite, 40. 40 vite, vediamo in quanti tentativi, raga. Ah, se... Iniziamo veramente con il bestemmiare, così velocemente. Ok. Ok. Muori, Bambi the Stepper. Ok. Tremu. Ok, uno l'ho preso. Ora, devo stare attento. Ma cosa ci fa là sopra? Perché è andato lì sopra? Ok. Oh, Angelo, fa tipo effetto rimbalzino. Ok. Minchia. Potevi metterti imbarazzato davanti, oh. Deve complicarci la vita. Vai! È un macello. Ok. Non ho il buddha.
Basta. Oh, grazie. È difficile senza Budga. Non andare lì, ma vacci direttamente addosso. Ma non ci credo! Oh, Kishona, ma non ci credo! Pausa. Caffè. Ora ci pigliamo caffè, che ancora lì è. Intanto ragazzi vi invito a mettere un like se vi piacciono queste serie, supportate il canale, commentate, fate quello che volete, attivate la campanellina, mettete tutte le cose su tutte. Iscrivetevi a Twitch, a Instagram ragazzi, se vi serve un account moddato per GTA, old gen, trasferibile su next gen, ragazzi non esitate a contattarmi. Mi raccomando, io sono principalmente su Xbox, quindi next gen ragazzi solo PS5, ve lo dico già. Dai strunze, che adesso ti voglio vedere io se mi scassi di nuovo, pezzo di merda, pezzo di merda. Allora, muori stronzolo. Ok. No, l'ho mancata quella. Ostacca. Vai cazzo, esplodi male. Sì. Ma tolto la... il Budga! Figlio di... Oh sì! Figlio di... Oh sì! Bella regà, qua è il Savix del futuro che vi parla. Come potete vedere ho preso conoscenza, se guardate i miei occhi sono iniziato ad essere titubante e ho spostato le cuffie per paura di spaccare in un attacco di ira. Bella regà, vi lascio al video. Oh Lu, ma fa papò? Sto cornuto di stronzo di un bandicoot. Vai lì, porco te, dai! Su, schiata! Oh, Luca fa... Che qua sono un po' più libero, raga, che su Twitch mi devo anche comportare decentemente, perché... molto severo. Quindi, tra virgolette, le live quando gioco... Ah, Crash su Twitch sono un po' pochettino più umano come persona, un po' più normale. Sì, l'ho preso, no, non l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, porca miseria, ancora uno. Minchia. Minchia, guarda quanto è grossa quella bolla! Sì, l'ho preso! L'ho preso! Ne mancano due! Sì! Sì! E come fa? Sì, dai, se ne manca uno! Sono gasatissimo! No, no! Cazzo! Spaccato tutto! Ricollega il controller, l'ho tirato via. Funziona ancora? Sì. Porca puttana. Andiamo, andiamo. Andiamo avanti, sì cazzo! Porco disco, me lo sono mangiato sto gioco, ho fatto tutti i livelli, dovrebbe essere stato l'ultimo livello. Poi raga, praticamente abbiamo quello bonus, che sarebbe la parte sopra, che sarebbe quella parte che ho iniziato all'inizio praticamente. Perché nella trilogia, da quanto ho capito, te la danno già sbloccata per far sì che tu ci puoi giocare, capito? Perché una volta per fare quella parte devi prendere tutte le gemme eccetera, capito? Noi lo faremo lo stesso, cercherò di completarlo al 100% e vediamo come va la cosa. Raga, qua praticamente abbiamo, vedete, i titoli di coda che ci dice che abbiamo finito il gioco, abbiamo finito Crash Bandicoot 1. Quindi ragazzi,
adesso dovremmo andare a prendere poi le gemme, farlo a tempo. E là c'è il divertimento. Io vi consiglio, ragazzi, di seguire questa serie perché sarà lunga e veramente menosa. Quindi vi farete ridere perché ovviamente se Savis Crista voi ci sballate. Niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix con i miei video. E niente, ragazzi, alla prossima. Spada bam!